In questa parte del documentario, due anziane bellunesi rivivono i tristi giorni della Prima Guerra Mondiale, scambiandosi testimonianze di vita in montagna, lontano dalle trincee e dai rombi di cannone. La mia scuola, di Samara e di Rosa. L'anno scolastico 1908 e 9. E prima della guerra te questo ago tu Rosa. Ehi, mi contava che qua il faceva tutto da sé. Lei ha gran poca roba che esce da fuori. Sì. Cioè che lei ha proprio un'autarchia. Si era già. Si era già condotto col magnà, non è un gran lusso. Sì. No, sì, se comprava olio di oliva fuori per cadore. Forse chi piace anche allora. Ma se no è i ciampe, no? E la carne col bersiame. E è anche la pelle, sta finza scarpe. E che se portava la fora raffulina a Magenà. Ma lei ha tante morisca, che fora a Meleresine, ne aveva per la Giavera. Se di ha un po' l'altro anche tanto, anche, dalla famiglia l'altro se di ha tanto. E anche tanto da di ha che oltre, perché io mi ricordo, questo anche più tardi, che se succedeva algo che intorno, gli era tutto che corria. Se non è scoppiata la guerra e là resta un disastro. Le manciaiome, la forza, e allora la fede è stata meglio che era potuta. La desolazione proprio per un pizzo, perché le sta solo vece e famiglia. Come in guerra. Le brutte ricordi se pensate a sta roba, nero? E da una parte le anche buona anche menzionata, perché sì. Nero. La morte viene perduta, ma questa morte scorsina non sa tanto che No. Questo ti fa male. Ora credo proprio che ha una storia, ecco.